Continua il costante impegno operativo della Polizia di Stato nell'ambito dei controlli ordinari e straordinari del territorio disposti dal questore Francesco Messina, con la finalità di prevenire il degrado sociale e la criminalità diffusa e di contrastare le attività illegali. Ad illustrare le recenti operazioni è lo stesso questore. Questo mese noi abbiamo arrestato 155 persone. Abbiamo di queste 155 persone sono i non italiani, gli stranieri sono 108. Sono state denunciate in stato di libertà 537 persone, sono state identificate 7.586 persone, 2.301 di queste persone identificate nel corso dei servizi sono stranieri. Gli espulsi, cioè coloro che sono stati mandati fuori dal territorio nazionale e che sono stati espulsi da Torino, nel senso che sono stati trovati sul territorio di Torino e portati via da Torino, sono 37. Questo è l'esito di questa attività costante, continuativa, per la quale, come dire, io continuo ad informarvi perché è bene che si sappia non soltanto quello che facciamo in maniera eclatante, ma quello che facciamo tutti i santi giorni per la città di Torino e la sua provincia, e perché si capisca che questo è un impegno costante e non si tratta di operazioni di maquillage. Per quanto riguarda Ivrea, e per quanto riguarda il commissariato centro, piazza Carlo Felice, Giardini 18 dicembre. Allora, diciamo, questa attività ha portato all'arresto complessivo di 22 persone, la denuncia di 31, 1637 identificati, oltre circa 500 grammi di droga. Messina ha spiegato l'operazione condotta in barriera di Milano. Questa macchina in barriera, questa volante in barriera, ieri sera, all'angolo tra Corso Giulio Cesare e Via Malone, vede uno scambio, peraltro uno scambio interessante perché qui poi ex post si vede che è stato uno scambio che ha riguardato non il semplice acquirente e utilizzatore di sostanze stupefacenti, ma per la quantità e le modalità del fatto, questo è stato uno scambio che ha riguardato la fornitura di uno di stupefacenti da un tizio che praticamente la vendeva a un tizio che se ne come dire, che lo acquistava per poi rivenderlo. Quindi, una situazione che ha riguardato sostanzialmente dal nostro punto di vista due pusher. Questi pusher sono stati affrontati, c'è stato il solito parapiglia, come voi potete immaginare, chi è scappato da una parte e chi è scappato dall'altra, c'è stato un inseguimento, c'è stata la necessità di mettere in sicurezza queste persone. Siccome la fuga è stata una fuga piuttosto concitata, la pattuglia si è divisa. Si è fermato a bloccare uno di questi soggetti, l'altro si è dato all'inseguimento e l'ha preso e l'ha portato a casa. Nel frattempo si è creato il solito assembramento, no? Una cosa che noi vediamo quotidianamente, questi assembramenti, diciamo, di gente che non è così, come dire, contenta di questo intervento. Guarda caso, connazionali di questi due stranieri di origine marocchina, e guarda caso, questo assembramento si è verificato attorno a questa volante, dove questi signori, voglio dire, in qualche modo cercavano di far capire, non dico al nostro operatore di lasciare l'arrestato, so, cercavano di far, come dire, di incidere, se vogliamo, anche psicologicamente nei confronti di loro. Però noi, come ho detto le altre volte, siamo addestrati a gestire questo tipo di situazioni di crisi e quindi, voglio dire, in qualche modo l'abbiamo superata. Perché vi racconto questa cosa? Non solo per dirvi che quotidianamente abbiamo a che fare con queste situazioni che superiamo, ma perché ieri sera c'è stata una cosa bellissima, che va, diciamo, in qualche modo a dare, secondo il mio giudizio, una sorta di speranza su certe situazioni, per quello che ho sentito. Ieri sera noi abbiamo, l'operatore ha chiesto a una signora che era lì in mezzo a tutti questi soggetti, una signora che passava, diciamo, in mezzo a tutti questi soggetti che facevano un po' di casino, che in qualche modo cercavano di intimidire e che sono stati tenuti a posto, tant'è vero che uno in particolare, particolarmente esagitato, è stato poi accompagnato in ufficio e è stato identificato e non ci sono stati problemi. C'è stata una signora che ha dato un contributo utilissimo, perché siccome il nostro operatore era da solo e aveva immobilizzato l'arrestato e l'altro era distante e stava ritornando per portare il secondo arrestato, questa signora non si è fatta per niente intimidire dalla situazione, ha visto che il nostro operatore aveva qualche difficoltà per tenere l'arrestato che si agitava, scalciava, mordeva, eccetera, eccetera, per aprire la volante, e di suo, diciamo, con un cenno, diciamo, del nostro operatore ci ha dato la mano, ha aperto la
porta della volante, una signora italiana per bene, che non abbiamo neanche identificato, ha aperto la porta della volante e ci ha consentito di mettere in sicurezza l'arrestato e sistemare la situazione. Questo tipo di episodi sono episodi che succedono quotidianamente. La seconda cosa che richiamo è che è provato da altre indagini, e su questo noi approfondiamo, perché a Torino c'è anche la criminalità organizzata, non se ne parla molto, ma c'è anche la criminalità organizzata, con un agire diverso da quello che normalmente viene in qualche modo utilizzato in aree del territorio dove il fenomeno è endemico e quindi un comportamento. E noi abbiamo elementi per ritenere che tra le metodologie che soprattutto le cosche di 'Ndrangheta, perché di quelle dobbiamo parlare per la maggiore offensività in questo momento, tra le metodologie che nel torinese e nella provincia di Torino, ma anche nel piemontese, soprattutto nel torinese, comunque nella provincia di Torino, le cosche di 'Ndrangheta usano, c'è anche quella di, come dire, far detenere e custodire armi, diciamo, con caratteristiche analoghe, questi sono fucili a pompa, fucili mitragliatori, armi a soggetti che appartengono a questa etnia, quindi non è la prima volta. Per cui insomma, questo tipo di servizi, che ovviamente necessitano, cioè raggiungono anche questi obiettivi, una cosa del genere, poi tu gliene parlerai, necessita un approfondimento che sarà, diciamo, svolto. Provengono da furti, sì, e consumati qualche tempo fa, in epoca antecedente a una serie di reati che noi sappiamo sono stati consumati con l'uso di armi di questo tipo, perché non è che sono tanti i reati che si consumano con l'uso di armi di questo tipo, se non ci sono fatti omicidiali ci possono essere altri fatti. Allora, su questo tipo di discorso noi approfondiamo. Imponente operazione anche quella che è stata svolta ad Ivrea. Per quanto riguarda invece le armi, diciamo subito che sono state sequestrate perché probabilmente non si aspettavano un controllo di questo tipo, quindi i controlli straordinari che sorprendono anche i delinquenti. Il campo nome è stato circoscritto da circa 40 uomini, l'operazione è stata condotta dal commissariato di Ivrea, ausiliato dalla squadra mobile, dal reparto di prevenzione crimine, da un'unità cinofila specializzata per la ricerca delle armi, dalla polizia scientifica e anche dalla polizia municipale di Ivrea. Sono state identificate 50 persone, ma la cosa che salta all'occhio in questa operazione è che all'interno del campo nomadi vi erano delle palazzine che obiettivamente erano tenute abbastanza bene, perché erano l'unica palazzina che non era abitata e che sembrava in stato di abbandono, ha suscitato l'intuizione degli operatori, i quali sono entrati in questa palazzina che purtroppo è di libero accesso, quindi non è stato possibile attribuire con certezza le armi ad un'unica persona. Quindi sono entrati in questa palazzina e al primo piano sono stati trovati malcelati, perché probabilmente appunto sono stati sorpresi, due fucili sotto a delle banche, a dei mobili rotti. Questo primo piano è collegato con un solaio da una specie di botola fatta artigianalmente, e appena saliti e attraversata la botola, gli operatori sono trovati di fronte un altro zaino, uno all'interno due pistole e dietro lo zaino altri due fucili. Quindi la scoperta obiettivamente è inquietante. Adesso bisogna vedere un attimino, come diceva il signor Questore, di appurare che utilizzo è stato fatto, che utilizzo si voleva fare di queste armi, ovviamente, oppure se erano custodite per qualcun altro. Se poi accoppiamo che insieme alle armi sono state trovate delle macchine che solitamente vengono utilizzate per fare le truffe, con dispositivi previsti per le forze dell'ordine già installati e con dei colori fittizi, perché una macchina nello specifico aveva una patina di colore grigio, tolta la quale veniva fuori il vero colore della macchina, che era un colore nero, quindi si può presumere che l'attività delinquenziale fatta da questi soggetti è abbastanza incisiva. Insomma, ecco. Sono tutti fucili a pompa, tre fucili a pompa, una doppietta con il relativo munizionamento, una pistola, una tambura e una semiautomatica.